prodotto un altro? Dopo tanti anni facciamo lo stesso cosa. Questo dove ci andiamo noi, che è più grande, dove possiamo arrivare? In Corsica, o andiamo più giù, in Africa. Allora questo è il nostro aereo per l'Africa. Facciamo cose. Tutto il mondo dalle abitazioni che girano a vedere. Ma voi tirate? Non ci serve. Non c'era scritto che c'è adesso. Io non so perché pensate che già possiamo leggere che le messe già iniziato e poi beh, cambiamo la sua biblioteca. Leggiamo tutti insieme. Chi vuole la girandola? Mentre camminiamo? Un bel salitone. Con noi in questo momento ci sono 270 paesi che stanno facendo la stessa cosa nel mondo in onore della giornata mondiale della poesia. Questo evento nasce da un progetto che si chiama All'aire libro e che celebra la lettura all'aria aperta ad alta voce e sono già alla quarta edizione, la prima volta che lo facciamo qua a Torino. Adesso cominciamo a leggere tutti insieme e poi alle 5 partiamo e andiamo verso la biblioteca dove poi il collettivo Poesia Aerea ci regalerà gli aerei poetici. Grazie e buona lettura, viva la poesia! A mezzogiorno in punto io ero là che attraversavo Times Square con una medaglia al valore sul petto. Tutte le persone, vive e morte, sono puramente casuali e non dovrebbero essere interpretate. Uno dei protagonisti di questo In ogni caso sei sempre lì, respiro tremulo all'altro capo della mia vita, curva d'acqua sprizzante al tocco della mia vita, sbagliando la sofferenza, la versione se al mondo fossi venuta nella piazza sbagliata e avessi tutte le strade perdute, la sola e finora mi è stata venuta, poteva non essermi dato il ricordo dei momenti di essere. Poteva essermi tolta l'inclinazione a confrontare, potevo essere me stessa ma senza stupore e ciò vorrebbe dire qualcuno di totalmente nuovo. È bella, prende. Guardò e disse, sei proprio una femminista.
vai. E questo non però ricordo, non era, era un complimento, complimento. Dal tono lo stesso con cui uno direbbe quindi difendi il terrorismo. Non sapevo l'esatto significato della parola femminista e non volevo che Ocoloma sapesse che non lo sapevo. Così ripresi la discussione sul vocabolario non appena fossi tornata a casa. Ora andiamo avanti di qualche anno. Nel 2003 ho scritto un romanzo intitolato Il disco viola. Parla di un uomo che c'è poca luce in questa. Invece quando strano ce l'ho io. Ma questo è sentito lui. È normale oggi. Tous les mètres dans les mètres qu'on mange là-bas.
Quando grandi più queste al CPA e poi insieme si dà l'esame. Forse l'avete attivata. Dove c'è? Dove c'è? Dove c'è? Dove Thank you.
E poi la volta dopo di nuovo non c'è, non ti potevo chiudere. Troppo la presente di te. Solo che poi... Esatto. Poi ah, fai scusa, una poesia alla catalana. Vai. Perché che non metti in borsa mai? Ah, sì. Semplicissimo, veramente. Okay, bisogna piegare il foglio in due. Ma da sul porto l'aereo. È vero, hai ragione. Allora, perché già stiamo delle questo qui è da fare. Anche di questo facciamo. Chi è già pronto? Sì, okay. Chi è già pronto? Piegare il foglio così. La scuola. Ah, solo su. Con la frase fuori. Con la frase fuori. Avete spiegato che già. Aspetta.
sarebbe proprio più bello che poter tutto di scapole. E adesso che ho pianto, non ho parole migliori di questa. Il nostro santo solo sotto il marito del vento, altamente proclamato nella chiesa del tempo, la ricettura finale della vita. Schiacciare laterale.
distraetevi. Basta. Grazie. Però poi ce la mangi. Me la mangi. Non è mio il telefono. Di chi è? Questa qua è... A nostra.